Ragazzi, volete sapere come si fa? Si fa così. Gli spaghetti alle vongole è quel piatto che non riesci mai a rinunciarci. Acqua in bollore, vado con un po' di sale. Oggi le facciamo con delle vongole veraci, però a me piacciono anche con le vongoline di Cattolica, insomma quelle piccoline, avete quelle che hanno quel sapore molto strong. Allora, le facciamo rigorosamente in bianco, olio extravergine d'oliva e rigorosamente alla fine io una noce di burro gliela pianto sempre dentro. Lo so che qualcuno, i puristi, no, ma a me non me ne frega niente. Mi raccomando, le vongole vanno sempre super spurgate, quindi vanno battute in casa così, sul lavandino, le facciamo cadere così. Se si apre e esce la sabbia vuol dire che non era buona. Aglio in camicia, così. Butto le vongole, così. 30 secondi, metto un po' di vino bianco. Le vongole si stanno aprendo. Intanto preparo un po' di pane, il profumo dell'origano e lo facciamo andare. Appena le vongole sono aperte, bisogna togliere subito il coperchio per interrompere la cottura. Filtro il sugo. Metto dentro le vongole. Bellissimo. Ci aggiungo un po' di parmigiano. Che meraviglia! Vediamo gli spaghetti come sono. Bisogna fare molta attenzione, bisogna sempre sentire se l'acqua delle vongole fuoriuscita nella cottura è troppo salata. Ci aggiungiamo un po' di acqua, ma non è il nostro caso. Poi prendo un po' di prezzemolo. Così, proprio come faceva la nonna e la mamma. Spaghettino. Mio spaghettino, eccoci qua, ce l'abbiamo. Ho tenuto le vongole molto indietro, proprio appena appena aperte, che così mi dà la possibilità di fare ancora quel minuto due di cottura qua, che si vanno bene impregnare con la pasta. Spolveratina qua. Io metto dentro anche un po' di olio. Ok, a questo punto tiro fuori, butto dentro il burro. Bisogna proprio montarlo il burro, così. Perché quando incomincia a raffreddarsi un po', fa quella bella crema. Ok, ci siamo. Adesso vado a impiattare, poi giro ancora un po'. Così. Eccole qua. Belli cremosi così. Ok, aggiungo un po' di prezzemolo. Butto dentro anche la sua conchiglia. Un po' di pane grunge così. Eccoli qua, spaghetti alle vongole veramente ignoranti, con un po' di burro, con il pane aromatizzato anche con un po' di formaggio, come mangiano a Venezia. Che dire, ma che roba. Molto, molto, molto interessanti. Cottura perfetta, vongole cotte al punto giusto. La cremina sotto.